Il disegno di legge intitolato Procedure edilizie per il riuso, la riqualificazione e il recupero dell'edificato, presentato dall'assessore Alberto Valmaggia e costituito da 18 articoli, è stato approvato con i voti favorevoli di tutta la maggioranza e i voti contrari del gruppo di Forza Italia. Soddisfazione espressa dal relatore di maggioranza Elvio Rostagno. Per noi è un'ottima legge, intanto perché ci abbiamo lavorato per parecchi mesi, è una legge che racchiude e riassume l'intervento di altre tre leggi e quindi è una legge di semplificazione, ma soprattutto toglie la temporalità che aveva la legge del piano casa che prevedeva degli ampliamenti ma con una scadenza. Questa nuova legge invece consente, oltre agli ampliamenti, consente la rigenerazione urbana e la demolizione e ricostruzione con la sostituzione edilizia, che è il grande obiettivo che dobbiamo darci. Il relatore di opposizione Paolo Minghetti commenta così l'approvazione della legge. Questo DDL è un DDL importante dal nostro punto di vista, un DDL che supera il cosiddetto piano casa, una legge derogatoria e che aveva ormai limitati effetti. Con questa legge noi creiamo un sistema per cui i comuni sono registi di questi interventi e un sistema in cui vengono premiati degli interventi virtuosi. Interventi che non consumano suolo, interventi che bonificano suoli contaminati, suoli degradati. È un mezzo per l'urbanistica e per l'edilizia per fare interventi virtuosi e positivi per le nostre città.